Eccomi qua ancora una volta a spiegarvi l'utilizzo e il mio kit di cucina da campo, in quanto il fornello, la gavetta, ne ho di due misure, il termos e le posate. Adesso vi mostrerò passo per passo nei dettagli i vari componenti del mio kit di cucina. Questo è un fornelletto della Camping Gas con bomboletta classica, una bomboletta di gas butano di 190 grammi. È un prodotto italiano e devo dire che con queste bombolette mi trovo davvero molto comodo. Costano poco, perché costano 2 euro l'una, dove le compro io nella mia ferramenta, e durano più o meno, usandolo colazione, pranzo, cena, più o meno una settimana, forse anche di più. Adesso precisamente non so, perché non ho mai misurato l'efficacia di questa bomboletta, ma più avanti ve lo spiegherò, magari lo metterò nel link in descrizione sotto. È un fornelletto davvero molto 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 comodo. Io ci cucino quando vado in campeggio per giorni e devo dire che è davvero molto molto efficace. Pesa anche poco, il peso specifico lo metterò nel link sotto nella descrizione, e mi trovo molto bene, è abbastanza stabile, anche se tanti lo sconsigliano perché dicono che non è stabile, ma io devo dire che mi trovo molto bene. Poi ho una gavetta piccolina che uso se vado magari via un giorno o per fare un'escursione a breve termine, un giorno, così, giusto per cucinarmi qualcosa o farmi un tè o una zuppa o qualcosa così. È una gavetta molto piccola, un scompartimento solo, però devo dire che è molto comoda anche lei. Pesa davvero poco, dentro comunque ci puoi mettere delle cose per il trasporto, visto che dentro è vuota. Ci puoi mettere, non so, del cibo, l'accendino, tovaglioli. È davvero molto comoda. Poi ho la gavetta più grossa, che questa è davvero parecchi anni che ce l'ho, e ha due scomparti. Anche questa è una gavetta, penso da un litro e mezzo, dopo lo metterò nel link in descrizione. È davvero molto comoda, perché io ci ho cucinato davvero un sacco di volte, poi magari mostrerò delle foto insieme al video che vi mostrerò. Ci ho fatto davvero un sacco di pranzi e io sono un amante del camping, delle escursioni. È davvero molto molto comoda. Ha questa sorta di piatto pentola piccola, che io ho provato a cucinarci anche qua dentro, e devo dire che è molto molto comoda. Ha il coperchio, si chiude davvero molto bene, anche questa è molto comoda con il suo manico, anche per trasportare dell'acqua, o è davvero molto comoda. E questo è davvero una via di mezzo tra una gavetta né troppo grossa né troppo piccola, secondo il mio parere. Anche questa è comoda, perché volendo, se tu ci puoi togliere questo e riempirla di roba, oppure anche riempiendola
sia sotto che dentro qua. Io di solito qua magari ci metto la spugna o uno straccio, qualcosa se vado in campeggio, e se vado a fare delle escursioni ci metto magari dei piccoli oggetti anche qua dentro. È davvero un ottimo acquisto. Poi ho le posate della Camp, che queste le ho comprate anni fa, il cucchiaio, il coltello e la forchetta. Devo dire che le ho utilizzate davvero molto poco, però perché sono, secondo il mio parere, sono scomodi, per questo semplice motivo. Però il cucchiaio l'ho usato un po' di volte, il cucchiaio diciamo che va bene, però la forchetta, se tu infilzi tante volte, come vedete, si piega. E anche il coltello va bene in caso di campeggio, ma non sono davvero non sono eccezionali. Le avevo pagate davvero molto poco, quindi per cui valgono davvero il prezzo che le avevo pagate. La cosa bella è davvero la custodia, l'unica cosa che è abbastanza carina è la custodia. Però preferisco portarmi una forchetta normale, il coltello comunque io ce l'ho sempre, il mio coltello, e preferisco usare quello. Poi ho il thermos, questo è un nuovo acquisto, l'ho comprato un paio di mesi fa. È un thermos da mezzo litro, molto molto comodo, perché appunto essendo mezzo litro, sì, non sarà grosso, però ha il vantaggio di essere leggero e trasportabile nello zaino senza molto peso eccessivo, e questo è molto molto comodo. Ha il suo bicchierino, volendo, che tu puoi berci. Io di solito ci metto il tè o una tisana o qualcosa così, giusto per le escursioni magari autunnali o invernali. Il termos è un oggetto molto molto comodo. E questo è quanto per gli oggetti di cucina. Questo è la gavetta, le posate, termos, fornelletto, la bombola. Logicamente il fornelletto, la bombola ce l'ha già, e un'altra gavetta piccola. Poi potete mettere un coltello, una forchetta di vostro piacimento. E poi, dimenticavo, scusate, il bicchiere. Il bicchiere, io di solito porto questo, che è un bicchiere di acciaio o di alluminio, adesso non ricordo, penso di alluminio, sì. Io ne ho due, che davvero, questi sono stati davvero molto molto comodi, perché li puoi legare allo zaino, sono di ferro, dunque non si rompono, li puoi usare per bere, li puoi mettere per scaldare del caffè, ci puoi fare del tè. Questi sono davvero davvero un ottimo acquisto, li ho pagati davvero molto poco, però devo dire che è stato un acquisto molto molto buono. Questi davvero ve li consiglio, se li trovate comprateli, perché sono davvero molto belli e molto comodi. E questo è quanto per quanto riguarda il kit di cucina per i miei viaggi, i miei viaggi bicicletta o viaggi a piedi o escursioni. Se vi è piaciuto il video, mettetemi un pollice in su e vi aspetto al prossimo video, e iscrivetevi alla mia pagina YouTube, e ciao!